Finalmente, dopo più di un anno, riuscirò ad andare allo stadio dell'Ajax. Magliettina la mia preferita, anche se è la terza. E sono riuscito ad andarci grazie a un collega che ha un biglietto e quindi mi ha ceduto il biglietto, forse di un amico, non lo so. Comunque ha un biglietto in più e quindi potrò andare con lui. Riuscire a prendere un biglietto qui è un'impresa. Lo stadio è sempre tutto esaurito, quindi sostanzialmente c'è un resale per le partite minori. Però nel resale, e da un anno controllo, c'è sempre un solo biglietto che mettono a disposizione di qualcuno che non può andare allo stadio e lo cede. Quindi o ti tocca andare allo stadio da solo, o devi sperare, come nel mio caso di oggi, che un amico ti porti con lui. Mentre aspetto la metro, qualche informazione sullo stadio. Allora, ci sono già stato al concerto di Ed Sheeran la scorsa estate. È veramente fighissimo. Tra l'altro è tutto coperto con la copertura che gli permette di chiudersi e aprirsi in 18 minuti. Fonte Wikipedia. A categoria 4 stelle della UEFA, comunque uno stadio bellissimo. Qualche info invece sull'Ajax. L'Ajax quest'anno sta facendo cagare, un po' come la Juve, considerata la Juve dell'Olanda l'Ajax, però anche lei quest'anno è terza in classifica, non ha nessuna possibilità di vincere lo scudetto visto che PSV e Feyenoord si sono davanti, il Feyenoord ormai va spedito per la vittoria, e oggi gioca contro la AZ Alkmaar, che è quarta in classifica, quindi una sorta di spareggio per entrare in Conference League l'anno prossimo. Ancora un po' di info sullo stadio dell'Ajax o Amsterdam Arena. Ha una capienza di 55.000 posti, anche questo Wikipedia. Abbiamo giocato la semifinale contro l'Olanda, in cui abbiamo vinto con il nostro grande catenaccio nel 2000, gli europei, quindi fantastico. Ultima info sullo stadio: si trova nel quartiere di Bijlmer, a sud della città, un po' staccato dal centro della città, e si raggiunge con la metro. In questo caso io prenderò la M50. Arrivato alla Bijlmer Arena, eccitatissimo per entrare allo stadio perché lo stadio è veramente fighissimo ed è un tributo a Cruyff, infatti si chiama Amsterdam Cruyff Arena. Ovviamente è l'unico che non ha finito la birra in tempo. Dopo mezz'ora di fila è entrata allo stadio. Te beginnen met nummer 1, Maarten Stekelenburg. Nummer 2. Primo tempo, partita abbastanza noiosa, occasioni scandalose non segnate, però abbastanza bella l'atmosfera. Una sola certezza qui in Olanda, ovvero che la priorità sono le birre, sia prima della partita sia durante la partita. I bar sono tutti pieni, si fa fila e si vede la partita continuamente sempre con birre in mano. Speriamo in un secondo tempo con più emozioni e soprattutto almeno con un gol per esultare. Dat in het langste duurt, geloof me maar. Okay, everybody, yeah.
riassunto di come si vivono il calcio qui. Si vive con l'alcol, con le birre. Sostanzialmente inizia il pre-match bevendo birre, il match bevendo birre in quantità, il post-match bevendo birre. Quindi sostanzialmente più che vedere la partita pensano a bere le birre. Partita mediocre, mi aspettavo molti più gol, in realtà sono stati medio bassi, hanno preso un palo, una traversa, ma nulla di che. Quindi direi, si parla molto spesso che la Serie A faccia cagare da questo punto di vista. In realtà non è che abbia visto questo gran calcio d'attacco qui in Olanda. Stadio molto bello, c'ero già stato, ma ovviamente vederlo per una partita di calcio è diversa. Consiglio comunque di fare l'esperienza di andare allo stadio una volta, perché comunque si vive l'animo olandese, che è Heineken a volontà o qualsiasi birra a volontà. Per chiudere, anche i tifosi mi sono sembrati abbastanza tranquilli rispetto ai tifosi italiani. Vi ringrazio per il tempo dedicato e vi invito a iscrivervi al canale in modo da seguire i prossimi episodi della vita d'Amsterdam nella vostra homepage. Ciao!